Oh, c'è sta quello che deve diventare uno di noi. Ciao uno di noi. Ciao. Senti, allora, non pretendo da te che tu faccia quello che ha fatto Wenders, che con una P100 ha praticamente realizzato un intero film. A noi basta molto, molto, molto meno. Consigli tecnici non te ne voglio dare perché io sono un autore, quindi non te li posso dare. Ti posso dare però dei consigli editoriali. I consigli autorali sono, intanto cerca di dare sfogo a quello che sei tu. Non ti preoccupare, non siamo pieni, stufi di ferme, di tramonti e di tutte queste baggianate qua. Noi vogliamo vedere qualcosa di originale, qualcosa di nuovo. E la seconda cosa è quella di rispettare l'etica, perché se rispetti l'etica ti accorgerai che avrai rispettato anche l'estetica, perché come tu sai la caccia è un argomento particolarmente sensibile. E per ultima cosa ti posso dire? Ti posso dire di rispettare una trama, una storia, perché la differenza tra un documentario e un video, che il video praticamente non ha infatti storia, di fatto storia, il video è come un video porno, no? Cioè quando tu vai a vedere un video porno cosa fai? Vai a vedere la scena madre, no? E tanto non ti importa niente, né dall'inizio né della fine. Invece a noi ci interessa dove si sono conosciuti, che cosa si sono detti e come finirà questo eventuale amore. Quindi in bocca al lupo. Però adesso lascio la parola al mio amico d'avventura di sempre, Giovanni Bruno, che è insomma noto montatore e ex grande operatore. Grazie per la cosa, ma io un consiglio soltanto mi sento di dare, che forse può essere un po' il nucleo del lavoro che fa un documentarista in genere. Il documentarista deve raccontare quello che sta succedendo, quindi io penso che la cosa importante, più importante, sia quella di concentrarsi nel riprendere l'azione che sta avvenendo davanti ai nostri occhi, senza cercare virtuosismi della telecamera, cioè senza andare a cercare il dettaglio del dito sul grilletto, il dettaglio dello sguardo del cacciatore. Io mi preoccuperei più di riprendere l'azione nella sua in completezza, poi casomai i dettagli ce li possiamo fare dopo la fine dell'azione, ci possiamo riprendere abbattimento avvenuto, l'azione conclusa. Ci possiamo riprendere questi dettagli che poi nel montaggio magari possono effettivamente arricchire la bellezza, insomma, la completezza dell'immagine. Direi questo. Buona fortuna. Ciao uno di noi, ti aspettiamo su Caccia e Pesca.